Fulvio Paone, amministratore delegato del Pacificio Paone, reduce da un'altra importante trasferta di affari a Tokyo, alla Foodex Japan, che è la più importante fiera agroalimentare naturalmente del Giappone e dell'Estremo Oriente. Numeri che sono importanti: 3.466 espositori, 83 nazioni partecipanti, quasi 75.000 visitatori. Naturalmente c'era il Pacificio Paone, e il Pacificio Paone che ha conseguito importanti risultati economici con la formalizzazione di contratti di approvvigionamento dei più importanti supermercati di una città quasi vicina a Tokyo, Yokohama. Ecco, Fulvio, hai la confezione di quello che arriverà in Giappone nei prossimi giorni. Naturalmente c'è il Pacificio Paone, e poi naturalmente ci sono tutte le iscrizioni in lingua appunto giapponese. Questo pacco già è in viaggio in questi giorni su nave container con destinazione Yokohama. Sì. Come sta andando la situazione? Sta andando molto bene. Questo tendo a precisare, lo spaghetto Made in Formia, che tra qualche giorno invaderà il mercato giapponese e precisamente la città di Yokohama, dove abbiamo chiuso un contratto con una catena di supermercati. Quindi è stata utile e proficua questa, diciamo, spedizione nipponica? È stata molto utile, in quanto abbiamo anche riallacciato dei rapporti con contatti con clienti storici in cui si erano persi i rapporti da qualche anno. E poi è importante anche vedere quello che le usanze del Giappone per studiare bene proprio un'azione di marketing mirata per il posto. Ecco, i tuoi diciamo rappresentanti commerciali, come riescono a vendere la pasta un mercato esigente che è quello giapponese? Naturalmente poi la pasta di Cicerone o la pasta di Formia? Le aziende italiane riescono ancora a vendere pasta in Giappone in quanto riescono a fare un prodotto di eccellenza, un prodotto che è differente da altri pastifici di altre nazioni. E poi una cosa importante che tengo a precisare è il Made in Italy, che ancora ha un suo fascino nei mercati esteri. Continua dunque questa internazionalizzazione del pastificio di Penitro. Ti chiedo questo perché c'è un mercato in ripresa e tu lo stai riscontrando anche con i dati economici. Sì, effettivamente l'azienda sta ritornando ad essere una grande azienda, abbiamo fatto dei numeri importanti, questo grazie all'aiuto di tutto quanto la compagine produttiva del pastificio. Ecco, purtroppo la contraddizione più plateale è quanto adesso ti sto per dire. Mentre il pastificio torna a vendere in Giappone, nell'Estremo Oriente, uno dei paesi più industrializzati del mondo, è stata confermata la data dell'8 di maggio per la seconda asta, per la vendita all'asta appunto del sito produttivo di Penitro. Una contraddizione in termini decisamente grave. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, bisogna continuare a valorizzare il pastificio e cercare di fare il più possibile che questa azienda torni ad essere autonoma dal punto di vista finanziario e possa insomma continuare la sua crescita. Ma questa asta, questa seconda seduta non ti spaventa, non ti prova con sentimenti anche di timore, di paura, alla luce anche dei dati importanti, anche di un mercato in ripresa, sia sul mercato italiano che quello internazionale? Noi dobbiamo concentrarci sull'azienda produttiva, poi quello che riguarda l'aspetto della procedura concordato bisogna lasciarlo da parte, perché non bisogna farsi scoraggiare da queste vicende, bisogna andare avanti e insistere a che l'azienda torni ad essere l'azienda di Formia che esporti il prodotto riconosciuto in tutto il mondo. Ecco, conferma un aspetto che l'opinione pubblica vuole sapere, cioè l'asta, se dovesse andare aggiudicata alla prossima seduta o nelle successive, il pastificio Paone, alla luce anche di questi accordi commerciali internazionali, continuerà a produrre la pasta, vero Fulvio? Sì, certo, certamente, questo è il nostro obiettivo.
continuare a produrre la pasta, fare una pasta buona e che venga apprezzata da tutti quanti, sia dai consumatori italiani che dai consumatori esteri. Questo come? Attraverso un contratto di affitto? Ma vedremo quella che è la soluzione più idonea a far sì che vengano soddisfatti i creditori nella maniera più corretta possibile. Sta iniziando la campagna elettorale, non ti chiedo delle valutazioni di natura politica su quello che succederà a Formia fra meno di 2 mesi, invece i formiani che si stanno mobilitando in questi giorni, inviando delle email al Tribunale di Latina, perché sarà chiamato proprio a maggio a esprimersi sulla querela urbanistica, giudiziaria e amministrativa dello storico pastificio di Piazza Risorgimento. Il Tribunale che sul vostro ricorso è chiamato a pronunciarsi nella revoca del sequestro del 2012. Io quello che chiedo è che vengano analizzate bene le carte e che venga... e venga analizzato insomma con calma e dato insomma un parere insomma. Come commenti invece questa mobilitazione popolare, cittadini che stanno inviando delle email al tribunale, un'iniziativa che viene dal basso, i formiani che ci tengono a preservare questo brand, questo marchio per una famiglia che ha dato tanto alla crescita anche economica, sociale e occupazionale di questa città? Sono rimasto sbalordito dall'affetto che ha la città di Formia nei confronti del pasticcio Paone. Non posso che ringraziare tutti quanti per l'affetto che hanno dimostrato. Ecco, vuoi lanciare un messaggio, un appello perché continuino a mandare queste mail? Volentieri, sì, devono mandare queste mail e devono chiedere che venga fatto un processo giusto, perché non è possibile che dopo 7 anni ancora bisogna iniziare un processo in cui vedo un'azienda con un fabbricato di notevole importanza sequestrato. Sei sbalordito positivamente da questa presa di posizione dei cittadini comuni, probabilmente lo sei un po' meno da parte della politica? Lì un po' di meno, sinceramente, perché gli interessi forse sono differenti. Noi abbiamo tutto interesse, quello della collettività e dell'azienda, forse la politica c'è altro interesse. Non è che la politica potrebbe svegliarsi ora, nel momento in cui inizia un po' il battaggio elettorale? Ma è troppo tardi? Sicuramente poi si sveglierà, ma sono solo promesse elettorali, quindi trovano il peso che trovano. Quindi dai più credito ai cittadini comuni che piuttosto ai vari sfidanti o coloro i quali saranno protagonisti della campagna elettorale? Sì, cittadino comune, quello che fa il popolo, quello che fa lo Stato, sì, italiano, sì.